Signori, bentornati in pillole. Sono vestito come il video di sabato perché li abbiamo ovviamente girati insieme, non perché puzzi e non mi lavi. Oggi parliamo di pallini, quali sono le marche migliori, come potete sfruttarli al meglio a seconda anche della grammatura e ovviamente di determinate specifiche tecniche che ha il pallino. Quindi bando alle ciance, sigla che poi partiamo. No, beh, cioè Discovery è un album che... Il 99% sono dei rumori. Vabbè, ma perché tu sei il tipico pragmatico. C'è l'orecchio, però. Oh no, c'è l'orecchio, fra il mio pensiero più forte, acchio! La ratio generale che dovreste utilizzare quando andate a comprare dei pallini è relazionare il pallino al fucile che avete. Tradotto, i pallini buoni, per darvi un sistema di lettura di questo mercato, è dai 10 euro in su. Sotto i 10 euro, tendenzialmente, a meno che magari non siano in sconto, non sono un granché. Quindi se avete un fucile Evolution con canna di precisione, se montate delle canne importanti, se avete dei sistemi interni costosi, vi sconsigliamo di metterci dentro pallini tipo Royal, per citarne uno, o come spesso mi chiedete, posso usare quei pallini gialli che mi davano dentro la pistola del cinese? No. No. Quindi, coperto il prezzo, poi ci sono ovviamente determinate marche che, con un prezzo abbastanza buono, offrono anche altri servizi. Noi puntiamo principalmente su un pallino buono, perché è un pochino come prendere la Ferrari e metterci dentro la miscela del trattore. Soprattutto, cosa che non credevo fosse così importante, invece l'ho scoperto soprattutto di recente, pallini buoni offrono performance molto, ma molto buone. Vi faccio un esempio sulla mia SVA 09 carabina: se sparo con pallini Tippmann, pallini abbastanza di fascia alta, tiro a filo Joule. Se ci uso invece pallini di marche già più basse, va da 0.6, che è quasi da euro se ci pensate. Coperto quindi questo lato, c'è anche da parlare di grammature, prima di coprire poi le marche che effettivamente noi consigliamo. Quando si parla di grammature c'è sempre un po' di casino, ovvero c'è vento uso degli 0.32, non c'è vento uso degli 0.20, sul cecchino ci devo mettere i pallini di piombo, la grammatura mi cambia il joule? No, la risposta è sostanzialmente no a tutte queste cose che vi ho detto. Andiamole però a spiegare un pochino meglio. La grammatura del pallino vi serve ovviamente a scegliere il pallino giusto a seconda della situazione e anche del fucile. Per esempio, su una replica d'assalto come per esempio l'SVA 09 si usano pallini tra gli 0.20 e gli 0.25. Uno 0.28, uno 0.27, uno 0.32 è già troppo alto. Su un fucile invece da cecchino, per esempio, posso spingermi anche a uno 0.32 senza problemi, perché ha un sistema che mi permette di utilizzarlo. Chiaro è che poi la portata del tiro viene ridotta, perché più alto è il peso, più il pallino piacerà meno. Quindi, per riassumervi un po' questa cosa, ovviamente quando andate a giocare in boschivo prendete degli 0.32 così bucano meglio le foglie, giusto? No, ovviamente la ratio dietro questa cosa qua è che in CQB potete permettervi pallini più pesanti, così gli fate più male, lo sentono di più, semplicemente non vi interessa la gittata, mentre magari in boschivo degli 0.20 viaggiano più lontano e quindi è più funzionale a quello che state cercando di fare. Gli 0.32 tra l'altro li consiglio a chi usa HPA, perché noise. Rispondo anche a questa cosa, visto che ve l'ho buttata lì per scherzo, però poi non ho risposto. Se cambio il peso del pallino, vado a cambiare i joule del fucile? No, va solamente a variare la velocità del colpo. I joule rimangono sempre quelli. Infatti tendenzialmente si fanno test crono con gli 0.20, ma si possono usare gli 0.25 che non cambia nulla. Prima di elencarvi quindi le marche che personalmente consigliamo, passando da un'economica però comunque di qualità a una media, chissà chi sarà, e invece un'alta, parlo anche del colore. Troverete pallini di vari colori, dal rosa al marrone. Questo scambia, a parte per alcune marche che così dividono pallini bio e pallini non bio o altre robe, è semplicemente perché così li potete vedere meglio o non vederli. Tradotto, un pallino marrone in boschivo, col cazzo che lo vedete, serve per evitare che il nemico sappia dove siete o per evitare che si vedano sti pallini bianchi per terra che quindi sembrano sporchi, perché poi per degradarsi ci mettono del tempo. Pallini rosa per l'estetica sono LGBT friendly, così sai chi ha colpito, perché quando dici ti hanno colpito i pallini rosa, sono tanto io. E ovviamente i pallini bianchi io li preferisco in generale perché vedete dove vanno, riuscite a correggere meglio il tiro, vi rendete conto magari se non avete settato bene lo pop, eccetera eccetera eccetera. Come tipologie di pallini ci sono i bio, ci sono i non bio e poi dopo ci sono i traccianti. Queste sono le tre grandi categorie di pallini. Poi ci sono quelli, cazzo, sono gli esplosivi, quelli macchianti, però sono cazzatine. I traccianti ovviamente sono pallini che, quando illuminati da un sistema di luce ultravioletta presente o sul silenziatore o nella tiopappa del fucile, vengono appunto illuminati e al buio vedete questa scia di pallini che sembra tipo Star Wars. Passiamo quindi alle marche, finalmente partiamo da un'economica molto buona.
sono pallini ovviamente economici, fanno il loro sporco lavoro, non vi vanno a dare problemi con i fucili. Non metteteli sul cane di precisione però, perché nel dubbio è meglio non utilizzarli. Sono molto validi. Se volete partire con qualcosa che non vi smonti il fucile quando andate a sparare, vi consiglio questi. Disponibili ovviamente in varie grammature, bio e non bio. Passando adesso alla fascia intermedia, che sono quelli che usate tutti quanti, perché li usano tutti, ci sono i G&G. G&G è una di quelle compagnie che conoscono tutti, dai fucili ai pallini. Cioè fanno quelle cose che veramente tu dici G&G, dici ok, è valida. G&G è sempre valida. Vale anche per i pallini, questi sono intermedi, sono abbastanza buoni, non arrivano ai livelli dell'ultima marca di pallini che vi dirò. Vanno bene su cane di precisione, non sono perfetti sempre, però tante grammature, bio, non bio, colori vari, fanno il loro sporco lavoro. Infine, per il sacro graal, il pallino definitivo, sto ovviamente scherzando, però noi scegliamo questo, troviamo i Tippmann. Tippmann nel tempo si è sempre dimostrata molto attenta a quello che produce, questo vale anche ovviamente per i pallini. Questi sono ottimi, li potete usare su qualunque tipo di canna senza paura, li potete usare su qualunque tipo di canna, da quella ad Rambi e ovviamente su quelle di precisione che tirano molto bene. È disponibile in relativamente meno pesi e colori rispetto agli altri, bianchi, verdognoli e pink, quindi rosino, color maiale. Perfetto, stop, incidi, uccidi il maiale. E anche come grammature manca per esempio la 023, quindi non coprono tutte le cose, però come funzionalità sono veramente spaziali. Ovviamente hanno anche i traccianti, che tra l'altro costano anche abbastanza poco, infatti ce li ho perché quando mi tira di fare lo spara laser lo faccio. Bene, spero di aver risposto alle vostre domande. Nel caso ci sono i commenti, siamo sempre contenti di poter rispondere. Ci sono, e inauguriamo con questo video, degli sconti speciali per ordini di grosse quantità di pallini. Quindi se avete delle squadre o grossi numeri di persone a cui dovete comprare dei pallini e volete un pochino ammortizzare i costi, potete fare un ordine abbastanza grosso e vi verrà mandato appunto a buon prezzo grosse quantità di pallini. Pallini. Niente, qui da Red è tutto, spero che questo video vi piaccia. Vi ricordo che, visto che questo video esce sabato, ci sarà tutta una serie di prodotti quasi sotto costo sul sito del Monopoly, link in descrizione. In descrizione ci sono anche i nostri Instagram, ci state facendo sognare su Instagram, continuate ad arrivare copiosi, che a noi fa piacere. Qui da Red è tutto e stay hungry. Ci ho rotto in gola.